Martedì 25 febbraio 2020, un cordiale saluto da Gabriella Ressa, dall'altra parte del vetro c'è Gisberto Nicoletti. Un saluto a tutti voi amici, vi state preparando per trascorrere questo martedì grasso? Ecco, noi ne parleremo anche nel corso della trasmissione, ma partiamo da un libro che ha un titolo interessante, enigmatico, particolare, Il mistero di Ischia e altre storie, ed è scritto da Elena Manigrasso, che è qui con noi. Benvenuta Elena. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Gabriella, è sempre un piacere stare qui con te e con gli amici di Radio Cittadella. Allora, Il mistero di Ischia e altre storie è la seconda opera di Elena Manigrasso, arriva dopo un romanzo. Questa è una raccolta di racconti, edizioni Book Sprint. Partiamo da questo titolo, Il mistero di Ischia. Allora, io innanzitutto sono stata a Ischia e ti devo dire, Gabriella, che è un pullulare di colori e di bellezze naturali. Cammini per le spiagge e trovi gabbiani, e scendi le cosiddette, tra virgolette, scalinatelle e ti trovi in mezzo a piccoli bar in legno che ti invitano a prendere il caffè. E beh, se non si prende a Ischia un caffè, non inizia bene la giornata. Certamente. E trovandomi in questa situazione di empatia e di amicizia con l'isola e con gli abitanti dell'isola, bevevo questo buonissimo caffè e cominciavo a scrivere. E hai cominciato a scrivere questi racconti che però hanno un fil rouge comune, che è il tema del viaggio. Sì, il tema del viaggio chiaramente è reale, si parte da Ischia, ma gli ischitani hanno cominciato innanzitutto a raccontarmi com'è la ricetta del rucolino, e già lì mi sono appassionata, è un bel liquore fatto con la rucola. E come seconda cosa hanno cominciato a dire: veda signora, vada a vedere il faro, poi veda il castello aragonese sul mare. Questo già crea un collante, un ponte tra Taranto, Castello Aragonese e il castello dell'isola. Però mi hanno cominciato a raccontare che c'erano all'interno dei misteri, misteri di una suora che, essendosi innamorata, siamo nel periodo del Rinascimento, essendosi innamorata di un baldo giovane, viene scoperta dall'abbadessa e messa nei sotterranei e poi portata a morire di fame e sete, quindi è rimasta imbalsamata nei sotterranei. Ogni tanto, vabbè, questi misteri vagheggia, no? Nell'aria. Quindi diciamo un tema di un viaggio fisico, ma anche di un tema di un viaggio che si percorre nell'anima. Certo, ognuno poi del libro, diceva Henry De Luca, può fare ciò che vuole. Il libro, quando si finisce di scrivere, non è più nostro. Il libro è del lettore e della lettrice, quindi a questo punto la lettrice se ne può fare coriandoli, lo può rileggere e lo può interpretare diversamente come un viaggio reale o un viaggio dell'anima. Senti Elena, c'è anche un bel sottotitolo però: racconti, poesie, schizzi trovati nello zaino in viaggio per il mondo. E poi c'è una bellissima immagine, riguarda Ischia. Chiaramente sì. La facciamo vedere, perché per i nostri amici del social, eccola qui. Va benissimo. E sono i gabbiani che mi hanno tenuta compagnia per una settimana e vivono in perfetta armonia con l'essere umano. Non hanno per niente paura, riescono a nidificare anche in prossimità dei centri abitati, quindi è veramente un bello spettacolo. Elena, tu hai scritto, questa è la tua seconda opera, però in realtà tu sei una professoressa, poi sei anche una cantante, un'attrice, sei una persona che spesso noi vediamo nei teatri, sui palchi. Allora, che cosa è Elena Manigrasso? E come faccio a rispondere? Questa è una domanda difficile, mi hai preso a trabocchetto, è una domanda difficile. Elena Manigrasso è piena, grazie a Dio, ho ricevuto dei doni, quindi perché non metterli in pratica, non renderli visibili a tutti, fanno bene a me e fanno bene alle persone che mi sono vicine, quindi perché no? Tra l'altro Elena è anche molto impegnata sul sociale, noi parleremo proprio anche di questo suo impegno fra qualche minuto, sempre all'interno della nostra trasmissione. Intanto ricordiamo questo libro, Il mistero di Ischia e altre storie, edizioni Book Sprint, che riguarda naturalmente il viaggio. Il viaggio, leggo, ecco, proprio da quello che c'è sulla tua copertina, un tema affascinante, un percorso prima dell'anima e poi
dei piedi. Allora ringraziamo Elena Manigrasso e rimani con noi perché vorremmo continuare a parlare con te invece di quello che è proprio il tuo impegno sociale. A fra poco. A fra poco.